Oggi sono venuto nello studio del maestro Rizzato, Queste due opere che mi ha mostrato gli sono ultimi lavori fatti. E i lavori sono pronti per la mostra. Dove sono i lavori per la mostra? Sono anche impacchettati. questi Sono sono questi. Per collage. la mostra di Pescia, eh? Sì, questi sono collage. Quindi presenterai a Pescia questi lavori. Sono dei collage. Bene, bene, bene. Poi c'è la grande tela laggiù. C'è C'è quella una grande grande tela. tela che è già impacchettata. Sì, e poi ci sono questi che sono incisioni colorate a mano, Però. acqueforte, acquetinte colorate a mano. Questa è una incisione anche lei. E poi ci sono queste 4-5 opere. Questa è una toccata e fuga. Ecco altro richiamo a brano musicale. Sì, questi sono due collage. Questi sono due pastelli, hanno date diverse, e questi sono due opere più recenti. Forse Per indicare il la discorso strada, la musicale, per la nostra strada di collaborazione, una per collaborazione. fare anche un'installazione visual sonora. Sarebbe bene che questi lavori fossero accompagnati da una sonorizzazione. Simile a quello là. No, no. Questo sì, insomma è aerografo, ma è acquarello. Certo, quelli più, vedi, quelli più schematici, vedi, anche questo qui. Fuga in do maggiore? Fuga. Fuga è un brano musicale. Sì. Ma questo è interessante, Quello questo, che ti eh? chiedevo, Questo è io ti avrei interessante. chiesto, è Dimmi. quello di darmi erudizioni musicali, perché sennò Intanto si può partire già da questo discorso qua. Questo in questo senso è del ho da 2000, del apprendere 2000, qualche che cosa. Recente, anno è? l'anno Ah, scorso. però. Questi non li ho mai presentati, eh. Ma perché da qui si può andare alla musica, è chiaro. Bene, bene. Allora, ora lo fotografo per l'ultima volta, così lo memorizzo. Faccio un attimo. Ecco, bene. Poi c'è la grande tela che è già Memoria. impacchettata, vedo, eh. Sì. Quella è già pronta per la spedizione. Allora ci vediamo a Pescia. Quando è l'inaugurazione? Quando è l'inaugurazione della mostra? 12, Il 12, sabato 12. sabato 12 gennaio alle ore? Alle 5. Allora ci vediamo alle 5, a sabato.